WISP, sport e salute per tutti. Ben ritrovati amici della WISP, un saluto da Marco Bergonzoni. Sarà questo il prossimo, un weekend molto importante per la nostra associazione, perché ci sarà la seconda edizione della festa del Fair Play, ovvero la festa del calcio giovanile della WISP. Noi dovremo essere in collegamento telefonico con Umberto Molinari, che è un po' l'organizzatore del calcio giovanile di questa festa, che è dedicata a Maurizio Cevenini, vero Umberto? Sì, buongiorno a tutti, grazie per la telefonata. Sì, questa è la seconda edizione. L'anno scorso purtroppo aspettavamo Cevenini, ma non è arrivato. Quindi abbiamo pensato di dedicare immediatamente l'anno scorso la manifestazione a lui, e quest'anno direi che proseguiamo nel ricordare un grande personaggio. Amante dello sport, sempre molto disponibile e sensibile a tutte le manifestazioni. Festa del Fair Play dedicata al calcio giovanile, ed in particolare a questa è la manifestazione conclusiva di questo vostro torneo in WISP di Oltre le Regole. Parlaci un po' di questo torneo, che ha riscosso un grande successo. Da 16 siete passati a 60 squadre. Siamo molto contenti, questo progetto prevede, come ho già detto in tantissime altre occasioni, innanzitutto gli arbitri sono protagonisti, perché dirigono partite del settore giovanile dove nessuno copre queste gare con degli arbitri. Poi, soprattutto prima della gara, ogni società deve mettere a disposizione 5 genitori da una parte e 5 genitori dall'altra. Vengono catechizzati dagli arbitri, coinvolti in questo nostro progetto, un progetto che si chiama appunto Oltre le Regole, dove cerchiamo di tutelare i ragazzi, dove cerchiamo di proteggerli, e soprattutto la WISP sta facendo cultura, sta facendo etica. Quindi questo coinvolgimento dei genitori in un'iniziativa sportiva, e in particolar modo il calcio, credo che abbia assolutamente bisogno di avere una sua cultura. Insomma, siamo contenti perché dai dati siamo partiti con pochissime squadre, 200 ragazzi, quest'anno abbiamo superato i 1000 iscritti, siamo ai 1104 mi sembra, quindi siamo molto soddisfatti, e evidentemente le persone apprezzano questo nostro progetto. Progetto molto interessante. Per chi non lo conoscesse dei nostri ascoltatori, raccontiamo un po' questo colloquio con i genitori. Per quale motivo avete avuto questa idea di fare un colloquio con i genitori prima della gara? Ma perché? Perché troppo spesso questi genitori sono protagonisti di episodi sgradevoli sugli spalti. Non si poteva più andare avanti in questo modo, quindi noi abbiamo cercato con questa iniziativa di migliorare questo rapporto tra genitori e ragazzi che sono in campo, ma soprattutto genitori e arbitri. Cioè, vogliamo che l'arbitro venga considerato come un soggetto che fa parte del gioco. Il gioco del calcio è bello perché esiste l'arbitro, quindi vanno rispettati gli arbitri, vanno rispettate le regole, e ci deve essere un atteggiamento positivo dei ragazzi a fine gara. A fine gara tutto quanto finisce, il risultato del campo deve essere accettato, e l'obiettivo nostro è che questi ragazzi vivano questi momenti con grande tranquillità, si affezionino allo sport e non abbandonino lo sport. Un altro aspetto importante che la WISP ha colto è appunto l'abbandono. Noi vogliamo cercare di combattere l'abbandono, e vogliamo che i ragazzi possano proseguire le loro discipline sportive, anche se nessuno di loro andrà a giocare nel Barcellona, nel Real Madrid. Però c'è l'importante, e direi che la WISP ha proprio in sé questi valori, ha in sé l'idea del benessere, l'idea dello sport che noi vogliamo cercare di proseguire con questi ragazzi. Del divertimento per tutti, infatti ci sono cambi limitati, un po' come nella pallacanestro, no? Così per far giocare tutti i bambini, nessuno che rimane in panchina per no, tutta la partita, anche perché si parla di bambini del 2006, 2007, 2004, 2005, insomma 10 anni al massimo, ecco, 10-11 anni. Sì, poi ti dirò che per noi è importante che questi bambini possano giocare tutti, cioè è una regola che abbiamo messo,
Siamo contenti anche dell'esperimento che abbiamo fatto nei campionati regionali. Ecco, ti volevo chiedere proprio questo, perché Festa del Fair Play sabato allo stadio Dall'Ara con inizio alle 14.30 più o meno, 14 forse per la sfilata iniziale. Alle ore 14 c'è il ritrovo alla curva Andrea Costa, poi c'è la sfilata, l'inno e poi si parte con le gare. Ecco, poi alle ore 14.45. Domenica, sempre allo stadio Dall'Ara, questa grande giornata finale del campionato regionale. Avete provato un po' a esportare il progetto del Fuori Bologna? Sì, direi che anche lì sono stati molto contenti, perché sono meravigliati questi genitori del fatto che ci sia un ente, in questo caso la UISP Lega Calcio, settore giovanile, che cerchi di migliorare questi rapporti tra genitori e figli, genitori e dirigenti, e di far capire l'importanza di quello che stanno vivendo questi ragazzi, di farli stare tranquilli, sereni, e di vivere queste loro esperienze con assoluta tranquillità. Perfetto, quindi allora calcio regionale, quante squadre siete riusciti a per questo? Siamo partiti con sei squadre di Parma, Modena, Reggio e Bologna. Perfetto, quindi prossimo anno puntate almeno, diciamo, se il trend sarà quello di oltre le regole di Bologna. Riproporremo anche il prossimo anno questo campionato, perché ce lo richiedono, ecco, le società di Parma, le società di Reggio, le società di Modena che hanno partecipato a questa nostra iniziativa, le società di Bologna, appunto, ci richiedono questo tipo di campionato. Un'esperienza molto bella, perché i bambini conoscono altre realtà e conoscono ragazzi di altre province, e deve nascere tra loro questa conoscenza, ma soprattutto questo rispetto che ci deve essere tra loro, e quindi anche lì coinvolgiamo i genitori, anche lì coinvolgiamo i dirigenti, e insomma direi che è stato particolarmente apprezzato. E poi c'è il premio di giocare al campo del Dall'Ara, che non è cosa da tutti i giorni, ecco, diciamo così. Sì. Difatti sono tutti molto contenti, sono emozionati i bambini di poter giocare al Dall'Ara, sono veramente contenti di questa esperienza. Poi tu hai visto anche l'anno scorso, assolutamente molto emozionati, intimiditi naturalmente di scendere in campo, anche se gli spalti sono vuoti, anche se magari non però c'è. L'anno scorso devo dire che qualche tifoseria dei genitori che applaudiva c'era. Sì, ci sono rappresentanze così di genitori, sono società che hanno un seguito e quindi partecipano anche così a queste manifestazioni. Perfetto, Umberto, allora è stato molto bello. Appuntamento sabato 1 e domenica 2 giugno allo stadio Dall'Ara con la festa del Fair Play e la finale del campionato regionale del calcio giovanile. Complimenti per questa iniziativa. Grazie Marco, a te complimenti per la tua trasmissione. Saluto tutti i radioascoltatori. Buona serata. Ciao, grazie. E dal calcio passiamo al basket, perché la prossima settimana, da lunedì 3 giugno, sarà un po' la settimana decisiva di tutta la stagione del basket WISP, con le semifinali e le finali dei tornei più importanti di tutta questa annata di basket. Si stanno svolgendo adesso in questi giorni i playoff, e ormai dovremo avere la griglia completa. Noi dovremo essere al telefono con Fabio Frabetti, responsabile dei campionati WISP. Le ultime novità, abbiamo le griglie complete di queste semifinali? Abbiamo quasi le griglie complete, nel senso che manca esclusivamente una qualificata alle semifinali. Tre le abbiamo già, una verrà fuori da uno scontro che terminerà in questa settimana. Allora, abbiamo detto settimana decisiva, le finali di Mascarino di Casteldargile sono ormai diventate l'appuntamento WISP fondamentale della stagione. Ci saranno le finali del Nettuno, del campionato amatori, dell'Over 40 e mi sembra anche dei giovanili. Sì, esattamente, quest'anno le finali saranno, a parte le classiche, diciamo così, ci saranno le finali dei due tornei primaverili giovanili che abbiamo organizzato per le categorie Under 17 e Under 13, ci sarà una manifestazione di mini basket e un piccolo torneo triangolare di Under 13 femminile. E da dove nasce l'idea di fare questo concentramento di finali tutti in uno stesso luogo e con Final Four e finali come fosse, diciamo, l'Eurolega?
Beh, nasce da una richiesta soprattutto delle società che negli ultimi anni hanno optato per cercare di organizzare appunto una situazione che potesse raccogliere tutti insieme la nostra attività, e nasce dalla collaborazione che abbiamo con la società Peperoncino Libertas di Castello d'Argile, che tutti gli anni si presta e ci dà una grande mano per organizzare questa iniziativa, questa manifestazione. So che sei in giro per lavoro, ma metto a prova la tua memoria. Ti ricordi quali sono le semifinaliste del campionato amatori? Sì, le semifinaliste, abbiamo già la semifinale che è determinata tra Glorioso 7664, che nei quarti eliminato i campioni uscenti del Cafablè, e il Cicebus, che come tutti gli anni arriva sempre vicino alla vittoria finale. L'altra semifinale invece sarà tra il Navile Original e la vincente dello scontro tra Villanova e Lungoreno, che per il momento vede il Lungoreno prevalere 1-0. Domani c'è gara 2, eventualmente gara 3 domenica. Villanova che, secondo le mie statistiche, era favorita. Sì, Villanova che era favorita, ma ha perso gara 1 in casa propria, e quindi adesso dovrà andare a vincere fuori casa per poi portare alla bella Lungoreno e cercare di arrivare a Mascarino, ecco. Non sarà facile, mentre il Nettuno, che è uno dei tornei diciamo più seguiti del basket WISP, perché ha aperto anche a squadre non solo amatori ma anche a squadre di categoria. Allora, il Nettuno abbiamo una semifinale che è già stabilita, che è tra Argelato e Montevenere, due squadre di promozione. Argelato che è sempre dappertutto nei nostri finali di tornei. Argelato è una società che ormai rimane con noi in tutti i tornei che non riguardiamo pre e post season, ed è un fiore all'occhiello, diciamo, è una squadra di buon livello di promozione. Dall'altra parte nuovamente i Cicebus, che hanno acquisito anche questo diritto di semifinalista, contro la vincente tra San Nicolò e Sant'Agata, squadra di prima divisione, e la Polisportiva Galliera, partita che si disputerà domani sera. Allora, chissà che sia la volta buona per il Cicebus di portare a casa almeno uno dei due trofei. Sì, l'unica cosa che volevo dire è che quest'anno abbiamo una doppia sede di finali, nel senso che per quanto riguarda la seconda divisione, che da all'interno del nostro gruppo Facebook è già stata ribattezzata l'Europa League dei canestri, andremo a Bazzano il giorno 7 e il giorno 10 di giugno con le semifinali e la finale di seconda divisione. È una manifestazione che è piaciuta, è cambiata la seconda divisione rispetto all'anno scorso, nel senso che abbiamo fatto rientrare anche le società che sono state eliminate al primo turno di playoff, e quindi diciamo così, nei bar della Val Samoggia non si parla d'altro, così mi dicono da Bazzano. Proprio anche con la formula del chi perde al primo turno va in seconda, proprio Europa League è azzeccatissimo. Esatto. Questo. In più, nonostante ci siano queste finali, voi state già organizzando un altro torneo, che è quello un po' estivo, che è entrato nella storia del basket estivo bolognese, che è questo Playground. Sì, Playground scatterà il 17 di giugno, e la speranza che arrivi l'estate, visto che in questo momento prima o poi dovrà succedere. Cominceremo il 17 di giugno, andremo avanti per un mesetto come tutti gli anni. C'è molto fermento, ci sono tante squadre che già mi telefonano chiedendomi quando inizia, quando finisce, come si svolge, quindi speriamo quantomeno di confermare le 12 squadre dell'anno scorso, se non di migliorare la partecipazione, il numero dei partecipanti. Insomma, è ormai una tradizione, quindi speriamo veramente che venga bene come l'anno scorso. Fa piacere vedere che il basket sia comunque in grande fermento, nonostante il basket di vertice non stia dando i risultati sperati. La base è comunque solida. La base è assolutamente solida, è difficoltoso perché chiaramente è sempre un'impresa riuscire a organizzare al meglio queste manifestazioni, perché ci si scontra un pochettino con tutte le problematiche del caso. L'over 40 si è scontrato con le difficoltà dei padri di famiglia di riuscire a uscire a giocare alla sera, quindi, però si è riusciti a portare a termine anche quello. Noi addirittura abbiamo fatto una squadra con gli arbitri, e quindi abbiamo messo insieme un po' di situazioni diversificate, ma è stata un'iniziativa nuova che sicuramente avrà un seguito anche il prossimo anno. Perfetto, noi ti ringraziamo e ti salutiamo, in bocca al lupo per questa settimana decisiva del basket WISP e per il torneo del Playground a San Lazzaro.
Grazie tanto a voi e a presto. E con il basket noi siamo in chiusura, ma prima vi ricordo che sono già aperte le iscrizioni per il terzo appuntamento di GeoGame, ovvero l'8 e il 9 giugno nel quartiere San Vitale in zona Cirenaica. Iscrivetevi alla pagina Facebook GeoGame Wisp, oppure mandate un'email a geogame@wispbologna.it se volete sapere un po' di che cosa si tratta. Vi ricordo che è il gioco che si fa con il GPS, con lo smartphone, una caccia al tesoro, insomma, con queste nuove tecnologie, molto divertente, sta avendo un grande successo, siamo molto contenti. E quindi 8-9 giugno al quartiere San Vitale, zona Cirenaica, ci sarà il terzo appuntamento. Non mancate, perché ci si diverte, si passa un pomeriggio davvero diverso dal solito. Noi con questo appello a GeoGame abbiamo chiuso questa puntata di Wisp Sport e Salute per Tutti. Da Marco Bergonzoni, la buona serata. Wisp Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17.45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.